Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo mukbang, qui accanto a noi c'è Gatomax. Gatomax? Riuscite a vederlo? Sì, forse a metà. Quindi, mia family, oggi nuovo mukbang, so che vi piacciono tantissimo, quando vi chiedo quali sono i vostri video preferiti, sono sempre o i vlog o i mukbang, quindi chop chop, e io ascolto quello che mi dite e quindi cerco di farne di più, pur non mettendo a repentaglio, insomma, quello che è la mia forma fisica, perché se ne facessi uno al giorno penso che adesso sarei obesa. E comunque, se sentite uno strano rumore nel background, è la lavatrice che come al solito è accesa quando faccio questo tipo di video. Ma perché vi sto dicendo queste cose? Ma chi se ne frega. Comunque, oggi mukbang con... Ta-ta-ra! Ho ordinato la pizza da Rosso Pomodoro, che è una delle mie preferite a Trieste, perché fanno la pizza proprio quella napoletana, almeno dovrebbe essere quella napoletana che piace tanto a me, che secondo me la pizza vera, vabbè, ovviamente è solo a Napoli, ma questa secondo me si avvicina al tanto. Ed ho preso una diavola con patatine fritte, non uccidetemi. Lo so che le mie pizze sono sempre assurde, volevo prendere anche l'uovo su e non l'ho preso, quindi almeno per questo mettetemi un like a questo video. Inizierei subito con l'anteprima, ma prima vi faccio vedere anche il dolce. Ho preso, non ho ben capito che cosa ho preso. Ah, ok, è una specie di dolcetto fritto con la Nutella e una specie di crema panna, non lo so. Forse è il caso che io lo metta in frigo questo, mi sa. Inizierei direttamente con l'anteprima, che cosa ne dite ragazzi? Visto che vi piacciono tanto le anteprime, se è la prima volta che vedete un mio mukbang non vi spaventate. Allora, io sto facendo l'anteprima, è una cosa normale, se qualcuno non capisce scriveteglielo voi nei commenti, voi ormai sapete che cosa sono le mie anteprime e le facce che faccio quando le preparo. Forse potrei tenerla di là. Vabbè, che poi alla fine scelgo sempre un'anteprima dal video, a caso. Direi di iniziare. Ho una fame ragazzi, da lupi. Chissà se riuscite a vederla la pizza, sì, più o meno riuscite a vederla. La taglio e poi... magari ve la faccio vedere un pochino meglio. Ve l'ho fatta vedere da vicino? Forse non ve l'ho fatta vedere da vicino. Ammirate, ammirate ragazzi. Diavola con patatine fritte. Mi rendo conto che... è un po' un'offesa, una bestemmia per i napoletani questa pizza, forse, forse no, chi lo sa. Ma per me è top, io amo la pizza con le patatine fritte, non ci posso fare niente. Se è un'offesa per voi, perdonatemi, ma io intanto me la godo. Ho una fame che non potete capire. Oggi ho mangiato, quando mi sono svegliata, in realtà dopo aver modificato il vlog, ho mangiato un panino con il tacchino e basta, quindi non vedevo l'ora che arrivasse, avevo ordinato anche prima ma era chiusa. Comunque, oggi la mangeremo con le mani, non sono solita mangiare la pizza con le mani, ma secondo me per questo video potrebbe anche andare. E poi so che la vera pizza napoletana si mangia con le mani, perché me lo dite sempre, Nicola, la pizza si mangia con le mani, e quindi questo è quello che faremo. Ok, era da un po' che non filmavo mukbang sinceramente, forse potremmo fare un altro tipo di anteprima e vedere quale funziona meglio. Se non mi mangio tutta la farcitura prima. Ok, direi che può andare. Perdonatemi ragazzi, ma la fame si fa veramente sentire. Probabilmente il mio trucco andrà un po' a farsi benedire con questo video, sicuramente lo sento, ma chi se ne frega. Buon appetito se state iniziando anche voi. Io mi dite spesso che quando mi vedete fare un mukbang, cioè quando vedete un nuovo mukbang, aspettate il pranzo o la cena per mangiare con me o la colazione. Quindi buon appetito anche voi se state iniziando adesso a mangiare. Qua dietro c'è anche dato da me, posso sentirlo.
ovviamente immancabile comunque quella zero. Gatto Denver, ecco, Gatto Denver sta qua. Se mi chiedete se mi fa schifo toccare i gatti e poi mangiare, la risposta è sempre no. Ma Max, ma perché devi andare là da Gatto Denver? Stai dall'altra parte, ho capito che siete amici, ma insomma non è che succede niente se state a un metro di distanza. E santo cielo. Comunque ragazzi, sono super super fiera della mia abbronzatura, non so se si nota. Cioè, se mi conoscete, sapete come sono in inverno, sicuramente si nota, ma io sono abbronzata. Specialmente la schiena, super abbronzata ragazzi, cioè... sono quasi color cuoio. Mi ha fatto ridere un sacco nell'altro video quando ho detto vedo gente color cuoio. Ma ragazzi, la vedo davvero. Io non so, però mi avete detto che anche al sud c'è tanto sta mania di essere marroni. E spero che Max non venga la cattiva idea di fregarmi la pizza. Comunque, cioè, io pensavo fossimo un po' più al nord. Da notare, cannuccia di carta. Ho eliminato le cannucce di plastica, adesso quelle di carta riciclabile. Ok. Pensavo fossimo un po' più al nord fissati con l'abbronzatura, invece mi avete detto che al sud è uguale, che alla fine non so che cosa ci sia di bello nell'essere color cuoio, ma non sto scherzando. Ma non lo dico color cuoio e poi non è così, sono proprio color cuoio. E vedi queste signore che tipo, non so, a 60 anni ne dimostrano 80, perché sono strapiene di rughe ovunque, la pelle è tutta arida, secca, completamente consumata dal sole. C'è da dire però che anche il sole fa bene, la vitamina D eccetera, ovviamente, ma esagerare non fa bene, o comunque esporsi indipendentemente senza crema non fa bene. Io ho già la scorta pronta di creme per quando partiamo. In alcuni di voi hanno indovinato la meta, non è difficile in realtà da indovinare, presumo che questo porterà anche Eric me l'ha detto, porterà qualche critica, ma sinceramente non me ne frega niente, voi mi conoscete, non me ne frega niente, se voglio andare in un posto ci vado, ed è un posto che io adoro, e non vedo l'ora di andarci con Eric e di fargli vedere, perché non posso raccontarvi più di tanto, se no scoprite di che posto si tratta. Ma quando sono stata in questo posto ci sono stati dei momenti che per me sono stati i momenti più belli in assoluto, per l'ambiente in cui ero, per le cose che vedevo e che ho vissuto. E quindi sono felicissima di andarci con Eric. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. In realtà la partenza si sta avvicinando. Ho già preparato tutto. Costumi da bagno, quindi sì. Ovviamente una località tropicale, balneare, quindi ho preparato tutto. Costumi, abbigliamento, comodo da avere in aereo, perché quando viaggio sono sempre tipo una barbona. Tipo leggings o tuta senza trucco. Qual è la vostra routine quando siete in volo? Perché io noto che la mia pelle si secca tantissimo quando viaggio in aereo, quindi devo sempre portarmi dietro creme, sabbiettine, detergenti, perché comunque passando la notte in aereo, quando ti svegli, insomma, per pulire un po' la pelle. E poi devo portarmi crema per gli occhi. Tutte le volte mi sono dimenticata, crema per gli occhi, crema per il viso. Farei anche una maschera per il viso, ma non è tanto fattibile secondo me in aereo, perché poi devi sciacquare a toglierla. Anche quelle in cotone secondo me non è tanto fattibile. Però, sì, il viaggio è lungo per arrivare in questa destinazione, ma ne vale assolutamente la pena. No vabbè ragazzi, la pizza è buonissima, buonissima, e se non l'avete mai provata con le patatine, provatela. Ho capito che è un abomination, però insomma a me piace. Probabilmente
I napoletani, se vedessero quali pizze noi mangiamo, con quali ingredienti, gli verrebbe un colpo. Un po' come quando gli italiani in generale vedono le pizze all'estero. Fa venire in mente quando siamo stati in Olanda ed abbiamo ordinato la pizza. Niente a che vedere. In più costa anche tipo il triplo, che è allucinante. Cioè, per noi le pizze non possono costare 16, 15, 18 euro, sono dei prezzi folli. Invece lì è normale. Ragazzi, io so che alcuni di voi odiano questi versi che faccio, ma non ci posso fare niente. Più forte di me quando ho tanta fame. Guardate che bontà. Al caffè non penso sinceramente di riuscire a finire tutta questa pizza. Io vi giuro, stavo guardando, a volte guardo i commenti che mi lasciano sulle storie, sulle stories o sulle storie di YouTube, e sono tipo la cosa più sconcertante al mondo. Cioè, questo per esempio, 48 secondi fa, io Aniello ti amo, ho 60 anni amore mio, mi vuoi sposare? Mia moglie Anna l'ho lasciata perché era brutta e cicciona, ti prego, mi posso fidanzare con te? Tu sei bellissima, ti prego, sì o no? Cioè, non riesco a capire se questi messaggi sono veri o vengono tipo da un, che ne so, da un dodicenne. È pieno di messaggi del genere, solo sulle storie, non ho capito il perché o il per come o perché. Cioè, forse perché le storie sono fitturate sull'home page e quindi ti arriva veramente di tutto. Ma a volte sono addirittura un po'... mi preoccupano. Poi ce n'era uno che mi diceva: Nicole, siamo, voglio, cosa mi diceva? Siamo fidanzati, ti amo, le mutandine, vabbè, da stalker tipo, non lo so. Secondo me non vi conviene leggerli i commenti delle storie, a meno che non vogliate rimanere scioccati. Comunque ragazzi, ditemi quello che volete, ma la pizza di rosso pomodoro è sempre, sempre una... cioè vado sempre sul sicuro, sempre una certezza. Strabuona. E so che fanno anche pizze vegane, perché quando siamo stati con Demelisa e Vic l'anno scorso, ci siamo andati spesso perché avevano una pizza vegana. Comunque ho visto che in tantissimi mi avete scritto riguardo al video in cui mangiavo per 24 ore come una modella che ha fatto il video What I Eat in a Day. Mi avete scritto in tantissimi: no Nicole, tante cose, alcuni anche in un modo non proprio carino: no Nicole, guarda che il burro della Fili non è uguale alla Nutella. No, certo, come consistenza ricorda, ma ovviamente è completamente diverso. Nel video dicevo boh, non stavo, cioè ho detto lo metto al posto del burro d'arachidi, metto la Nutella, anche se effettivamente gli zuccheri e i grassi sono completamente diversi. Oh amore mio, qui c'è dato Derman, non ho riuscito a vederlo, ma in realtà le challenge mi fa sempre morire da ridere, perché se non vengono rispettate al 100% mi arrivano dei commenti tipo: non hai rispettato la challenge, ma così non si fa, è grave. Cioè ragazzi, è un video, sicuramente devo rispettare le challenge, però a volte c'è tipo la, io non so, la challenge police che viene e mi fa morire da ridere, perché sono dei commenti che sicuramente potete prenderla sul serio una challenge, ma non troppo. Comunque mi sono divertita a filmare quel video, vi dirò, e da quel giorno ho incorporato gli spinaci nei miei smoothie. E ho comprato anche le patate dolci, che per quel video non avevo trovato, ma le ho trovate a Lidl, e ne ho comprate due e proverò a farle così, lessarle, proverò a lessarle e a mangiarle così, solo con un po' di pepe e un po' di sale. Vediamo come sono. In generale le patate dolci mi piacciono tantissimo, però mi piacciono fritte, quindi vedremo. Però devo dire, ad ogni challenge imparo qualcosa, è sempre utile. Poi volevo dirvi che, allora, si sta avvicinando il momento del mio compleanno su YouTube, perché
Il 26 di agosto sono 10 anni che carico video, quindi un compleanno super super importante, e ci sono diversi video speciali che voglio fare. Vorrei fare per i miei 10 anni 10 video speciali dedicati, e per cui vorrei che ce ne fosse uno che vi coinvolge, un po' come la I Call You che avevo fatto tempo fa. Quello mi sa era uno speciale per i 500.000, non mi ricordo. Comunque vorrei fare un video così, però non so quale tipologia di video potrei fare. Quindi, se avete visto qualche youtuber, anche americano indipendentemente, fare un video speciale in cui coinvolge i suoi follower, tipo I Call You, ma non quello perché già l'ho fatto, vi prego fatemi sapere, perché sono alla ricerca di un qualcosa di carino per coinvolgervi, o tutti voi, o magari i miei follower, quelli che vedo che mi scrivono sempre, che riconosco ormai. Quindi datemi una mano su questo, oppure ditemi anche quale tipologia di video vi piacerebbe vedere. Sicuramente arriverà il video in cui faccio il tatuaggio scelto da voi, sicuramente arriverà il mukbang con la torta per il mio compleanno, perché alla fine per il 700.000 non sono riuscita a farla, ma mi sembra anche più adatta la torta appunto per il decimo compleanno. E poi datemi idee, ditemi se avete visto una tipologia di video che ha fatto qualche altro youtuber, uno speciale che vorreste che facessi anch'io, che vorreste vedere anche nel mio canale. Mi raccomando, scrivetemi, fatemi sapere, perché ho veramente veramente bisogno del vostro aiuto per trovare questi video speciali da poter fare. Tra l'altro non vedo l'ora che vediate il tattoo, non so se ve l'ho detto o non ve l'ho detto, ho preso appuntamento. La mia tattoo artist il 26 di agosto non c'è, è ancora in vacanza, quindi lo farò il 10 di settembre il tattoo, ed è ovviamente un tattoo che avete scelto voi, è un'idea che avete avuto in tanti, non vi dico altro però, un'idea che avete avuto in tanti e che mi è piaciuta subito, che secondo me è ottima per come compleanno, insomma, su YouTube, perché alla fine 10 anni già sono tantissimi, e non tanti youtuber possono dire di essere su YouTube da 10 anni e di fare questo lavoro da 10 anni, quindi per me è veramente un grosso traguardo. Sinceramente non pensavo nemmeno che ci sarei mai arrivata a questo traguardo, devo dire la verità. Ma perché ogni volta che filmo ogni volta che filmo mukbang c'è sempre la centrifuga della lavatrice? E so che si sente nei video, mi dispiace ragazzi, ma i miei video sono caserecci, non sono in uno studio, sono a casa, quindi per forza ci sono i rumori delle case. Comunque super, direi questa pizza è meglio di quanto potessi aspettarmi, e mi hanno messo un sacco di patatine, che è sempre un plus. Classica storia di sempre. Io ho gli occhi, cioè ho lo stomaco, no, ho gli occhi più grandi dello stomaco, perché ogni volta ordino un sacco di roba, cioè vabbè una pizza, però non riesco a finirla. Vabbè, fa niente, questo pezzetto lo mangerò domani o dopo, probabilmente se lo mangerà Eric, non lo so. Beh, sorrido ai messaggi di Eric che mi scrive ti amo. Oh, adesso riuscite a vederlo, gatto da me. Gatto da me, amore mio, sei bellissimo. E poi smettetela di prendermi in giro per come parlo con i miei gatti, ok? Cioè, a loro piace che io gli parli così. Sento che mi prendete in giro. Questa è la vocina che automaticamente mi esce quando vedo dei gatti, ok? E questa è la vocina che faccio con i miei, ma in realtà con tutti gli animali del mondo. Però la lavatrice finalmente mi dà la tregua. Però in particolare con i miei gatti, e adesso anche con Gatto Max e con Gatta Beta, questa è la vocina che mi esce, ok? Non ci posso fare niente, è così. Cioè, voi parlo normale, poi... Caro Demer, sei mio amore, sei bellissimo.
primo. E così, cioè, questa è la verità. E tra l'altro hanno tutti un po' d'acne, i gatti. Non ho ben capito perché. È venuto sia a Denver, che non ce l'aveva tipo da 5 anni, 3, 5. È venuto a Max, ma lui è già andata via in realtà, neanche Beta. Solo Oli non ce l'ha. Forse un po' lo stress di averli fatti incontrare. Amore mio, non vi dico, sì ve lo dico, no forse fa un po' schifo, se mangiate è meglio di no, non ve lo dico, non ve lo dico, in realtà se sapete di che cosa parlo, quel dispetto che Denver fa continua a farlo, quindi non mi è proprio chiaro il perché, non lo so, questa cosa me la fa da sempre agli intervalli in realtà. Il dolce lo mangio comunque, che è una cosa strana. Eravamo anche a cena l'altro giorno con Eric e lui, oh vabbè, siamo andati al sushi, all you can eat, quindi eravamo strapieni entrambi. E a un certo punto gli dico, beh, ok, siamo strapieni però, cioè il dolce lo prendiamo. E lui mi fa, no, sono strapieno, ma io non riesco a capire. Cioè, io posso essere strapiena, ma per il dolce ho sempre lo spazio necessario, cioè, proprio uno stomaco a parte, come fai a dire no, sono pieno, per il dolce non ce la faccio? Cioè io se anche sono piena ma di salato, per il dolce lo spazietto rimane praticamente sempre. Forse non è proprio una fortuna questa. No, probabilmente non è una fortuna, Nicole. Forse sarebbe meglio se io mi sentissi sazia con il salato, così non mi mangerei tutti quei dolci. Effettivamente sì. Vi ringrazio tanto comunque perché mi mandate sempre dei messaggi bellissimi, specialmente quando posto foto, storie con Eric. Siete tutti molto carini e mi dite che ho una luce diversa da quando sto con lui, che non mi avete mai vista così innamorata e quindi insomma fa piacere leggere questi commenti, vi dico anche che avete ragione, per me non ne parlo spesso in realtà, ma non potrei immaginare la mia vita senza di lui, quindi mi fa piacere che insomma si noti questo, che traspaia e basta. Basta, perché sennò poi divento troppo smielosa e non va bene. Allora poi io mi emoziono, capito? E poi entro in questo vortice di emozioni per lo stesso motivo per il quale io non devo vedere film tristi, non devo sentire roba triste, perché io mi immedesimo, mi emoziono talmente tanto che poi mi riesce difficile uscire da quello state of mind. Strana sta cosa, ma è così. E non è che sia una fortuna. Vabbè. Questo è quanto? Pizza. Basta, perché altrimenti forse poi il dolce non ce la faccio davvero. E non vogliamo sicuramente saltare il dolce, vero? Assolutamente no. Eccolo il dolcetto. Gnam. Intanto non è mai a fuoco. Quando vi faccio vedere il cibo non è mai a fuoco. Forse ci posso provare, ma non lo so. Comunque, oh mio Dio, stava per colare tutto giù. Comunque, è praticamente una ciambella fritta con Nutella. È una cosa che sembra panna, ma è tutta sciolta. Quindi, non ho, ed è arrivata così, ve lo posso garantire. Nonostante ieri abbia messo il frigo, non è cambiato tanto. Ragazzi. Assaggiamola. In realtà la chiamavano... Oh mio Dio, ma non ce la farò mai a tagliarla con... Ok, a mali estremi, estremi rimedi, ragazzi. È impossibile da mangiare. Però buonissima. Oh mio Dio. Ma che cos'è? Tipo la cosa più buona che io abbia mai assaggiato. Una specie di... ciambella fritta dolce, mio Dio, troppo buona, però non credo che riuscire a mangiarla col cucchiaio, purtroppo. Perfetta. Così. Oh mio Dio. È stra buona, ma è super... No, lo so, è dura. Ragazzi, assaggiatela. Se c'è da voi, da rosso pomodoro, assaggiatela. È la fine del mondo.
Sento gli angeli che cantano. Troppo buona. Mi ricorda forse un po' le frittelle. Sì, secondo me è tipo una frittella, però a forma di ciambella, con il cioccolato. Sì, direi di sì. Ecco perché mi piace così tanto, perché è tipo una frittella. Io adoro le frittelle. Questo è ufficialmente il mio nuovo dolce preferito al mondo. Forse dopo i puffercess olandesi. Amo i puffercess. Nonostante io sia strapiena, penso che comunque la mangio tutta, anzi sicuro. È la fine del mondo. Ovviamente non sprecherò tutto questo, tutta questa panna o qualsiasi cosa sia. Oh mio Dio! Non penso fosse panna. Forse tipo latte concentrato? Boh, vabbè, ragazzi, top. Cioè, la cosa più buona al mondo. Potete capire. Questo quanto probabilmente sono strasporchissima. Ma questo quanto per il nostro mukbang di oggi, ragazzi. Non potete capire. Adesso sono strapiena. Mi rendo conto che i miei mukbang non saranno mai a livello di Trisha Paytas, ma forse posso imparare dalla regina dei mukbang. Come sapete, seguo praticamente tutti i suoi video. I gatti che mi spostano la videocamera. Ma io ero a fuoco durante tutto questo video, perché mi sta venendo il dubbio, ragazzi, perdonatemi, ma il problema è che io sto diventando cercata, quindi non riesco a capire se sono a fuoco o no guardando il monitor. Ma perché devi tirare giù Audrey vuole tirare giù la videocamera. Questo è tutto, mia family, per il mukbang di oggi. Se avete richieste per altri video, qualsiasi cosa, scrivetemi tutto nei commenti, sapete che li leggo sempre tutti, tutti, tutti. Vi voglio tanto, tanto, tanto bene, mia family, e noi ci vediamo, vedrete questo video domani, che è martedì, quindi noi ci vediamo domani, mercoledì, con un nuovo video. Mua! Bacio grande e vi abbraccio forte, 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 perché vi voglio bene. Ciao!